Disordine. Disordine, 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 disordine ovunque, disordine qua, disordine là, disordine su, disordine sotto al letto, c'è disordine dappertutto in questa stanza e non ne posso più. Nella vita si dice che chi ha tempo non aspetti tempo. Che cosa significa? Che se hai il tempo di fare una cosa, non aspettare di avere tempo anche domani per farla. Falla e basta. E allora, considerando che io questa sera alle 18 sarò in streaming, voglio stupirvi il più possibile. Quindi cercherò in questo video di ribaltare ufficialmente la mia stanza in qualche modo. Avrò sicuramente bisogno dell'aiuto dei surri, perché mi sono stufato di dire che lo faccio e poi non lo faccio mai. Quindi questo letto finirà probabilmente là. Questa scrivania finirà ribaltata contro questo muro. Questa pila di oggetti di ricchi e morti non so dove finirà, ma so dove finirà quel comodino laggiù in fondo, insieme ai pesi, alla panca, ai manubri. Tutto quanto sistemato per bene in ordine. Volete sapere la sveglia che la ho comprato dall'America che fine ha fatto? Non funziona più! Sono le 12 in punto delle 5 qua. Perché sono le 5? Questo super mega iper microfono lo vedete? Secondo voi funziona? Ovviamente no! È giunta l'ora di rivoluzionare tutto quanto. Non so bene come faremo, ma lo faremo. Adesso. Ho un'ora di tempo per ribaltare la stanza. Siete con me? Siete sicuramente con me. Prima cosa, la più fondamentale in assoluto: spegnere il computer. Quindi chiudiamo Fortnite. Addio. E conferma. Arresta il sistema. Ok. Pensare che tutte le volte che dico a mia mamma arresta il sistema per spegnerlo, lei pensa: ma devo chiamare la polizia. Ho necessariamente bisogno dell'aiuto di qualcuno. Quindi, come si fa? Iniziamo a staccare le spine, dai. Una delle cose più importanti è spostare la pila dei ricchi e morti. Abbiate fiducia in me. No, 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 no. È un equilibrio alquanto precario. Eccolo, piano, 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 piano. Si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi abbiamo iniziato malissimo. Apriamo la finestra per piacere che non si vede niente. So dove metterli. E intanto questa è fatta. Il problema più grave non sarà solo spostare la scrivania, ma più che altro il letto, che vi ricordo essere pieno di roba sotto, quindi molto pesante. Spostiamo queste cose in disordine. No, è dura, ma ce l'abbiamo fatta. Il momento in cui c'è panico generale perché non sai più cosa fare. Il letto lo metto qua. O il letto lo metto là, perché là c'è il termosifone, quindi potrebbe fare fin troppo caldo. Avrei dovuto pensarci prima. Il letto andrà qua. Mica vogliamo dimenticarci di questi, vero? Giunta l'ora di spostare un po' di cose. Oh no, cavolo. Ma che caspita. No, già. Ero dimenticato di questa cosa. C'è uno specchio addirittura qua. È da talmente tanto che tengo roba qua sopra che mi ero dimenticato di esserci uno specchio, fate voi. La situazione è criptica. Vedete tutti i pass di tutti gli eventi? Questi vanno fatti sparire. Deve sparire tutto quanto. Anche il golden button. Oh mio Dio. Questa dovete assolutamente vederla. Quanti cadaveri ci sono qua dietro? Aiuto. Però anche cose molto belle. È necessario dare una spazzatina. Per forza. Questo che caspita ci fa qua? L'abbiamo preso in Giappone. Aspettate che lo metto fuori alla luce così si ricarica. Ricaricati pure. Questi sono dei vostri disegni super fighi, tra l'altro, mia sorella. Io che volo coi palloncini. Io la chicca. Oh carino. Salvaguardare le cose belle. Eliminare le cose brutte. I'm rotating my room right now. È giunta l'ora di farlo, Tudor. Ho aspettato fin troppo. Oh madonna. Oh madonna. Questo letto finirà qua. I comodini quelli lì, non lo so. La scrivania là, per adesso. Lavoro, stai. No, 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 mi devi aiutare. Chi è il migliore? Tu. Per adesso procede alla grande. Ho pulito tutto l'angolino laggiù in fondo. Ho messo tutte le cose sul letto. Ho spostato il cassettone. E voi dovete sapere quanta sporcizia c'era qua sotto. La roba esagerata. Dimmi quanto, Sosibawe, dimmi tutto. Che è successo? Ti vedo un po' turbato. Sto per ribaltare la stanza. E c'è un piano di azione? Sì, il letto qua. Questo lì, laggiù i pesi, lì il computer. E basta, non c'è più niente. Se non muoio dagli acari nel frattempo, ovviamente. Ora facciamo scorrere tutto. Mi faccio aiutare da Tudor. E vuoi aiutarmi anche tu? Grande! Devo lavorare, in realtà. Ok, anch'io sto lavorando, vedi? Sto vloggando. Mi risparmio le battute sul lavoro vero. Sai, non ci vuole molto, secondo me.
Mezz'ora e finisco. L'ho notato. Sono uscito di camera, ho visto l'inferno. Serve la scopa. È ancora lunga, eh? Però ce la faremo, promesso. E ovviamente andiamo a rovesciare tutto il sudicio nel bagno di Surb. O forse la cover del telefono no, che stava nel cestino. Che serva da insegnamento anche a voi. Non aspettate che la camera dove vivete venga rimessa a posto dai vostri genitori. Prendete iniziativa, ribaltatela. Date libero sfogo alla vostra creatività. Anche dell'ambiente in cui vivete, ovviamente, è fondamentale. Credo di essere in grado di ribaltare questa parte della stanza da solo. Molto probabilmente creerò dei casini, ma speriamo di no. Prima cosa fondamentale, togliere l'elettricità al computer. Una volta staccata l'elettricità sarà tutto più semplice. Guardate quanta ragnatele ci sono qua. Mi sa che devo anche aprire la finestra perché non si vede nulla. Ok. Mezzogiorno e 40? Siamo in ritardo. Oh, piano. Pianissimissimissimissimo. Una cosa per volta, non c'è fretta. Tanto turnica. Recuperiamo anche il poggiapiedi. Guardate quanta polvere. È incredibile. Siamo decisamente a buon punto, eh. Forse l'attaccapanni è meglio spostarlo. Permesso. Gira ancora, gira. Sta andando tutto alla grande per adesso, eh? Prima di fare ciò che devo fare, però, mi conviene spazzare per terra. Dovete sapere il disagio in cui vivevo fino a poco fa. Che questa è un'evoluzione, una rinascita. Oh, non riesco neanche più a passare per arrivare laggiù, figuriamoci. Forme di vita intelligenti, pronti a conquistare il pianeta. Non venivo in quest'angolino della stanza da quando l'abbiamo arredata. È un'emozione incredibile. Sono allergico alla polvere. Maledizione. Continua la nostra missione. Turnica, tu vieni. Se il computer lo tenessi così... Non l'hai messo dentro! Finché non l'hai messo dentro. E un angolo è portato a termine. Adesso passiamo al caos più totale che sta dominando nella mia stanza. Il letto deve finire in qualche modo là. Non so bene come, ma dobbiamo farlo adesso. È la prima cosa. È assolutamente la cosa più importante da fare. Ammetto che la parte della scrivania del computer sia stata più semplice del previsto. Adesso arriva la parte difficile. Questa è la smozione. C'è un buonissimo punto. Adesso che il tavolo è finalmente libero, posso iniziare la rotazione della stanza. Oh, bello pesantino, il nostro comodino. Quello è il comodino, questo non è un comodino. Ah! Ora puliamo tutto, eh. Hai visto? Figo. Si procede bene. Questo adesso lo mettiamo di traverso qua. Non ci interessa se blocca la porta, tanto serviamo solo io e te, Tudor. Come se dovessi fermare la palestra in zombie. Quello lì lo spostiamo. Aiuto! Giovanotto. No! La scopa sta fuori. La scopa è fuori. Sorri. Piccolo problema di percorso. La scopa è rimasta fuori e c'è tutto questo sporco sotto al comodino. Sorri, aiuto! C'è il raccogli sporco da qualche parte. Non me lo perdere. Dov'è? È in cucina. No, era qua per terra. Ah, madonna. Il letto lo mettiamo qua. Sì. Adesso arriva la parte più difficile del nostro lavoro, ovvero far sì che il letto si possa ribaltare fin qua giù senza creare troppi guai alla stanza. Punto numero uno, vediamo le cose pesanti. Adesso che non c'è più peso sopra, lo spostiamo. Mamma. Aspetta, che mi sono incastrato. Che schifo. È giusto che sappiate. Dovete sapere tutto di ciò che è successo. Quella è una forma extraterrestre. Che schifo. No, fra, è lato sbagliato. Ecco dove era finita. Manteniamo la calma. Spingi verso di me da quel lato. Faccio leva contro il muro. Sì. Oh cazzo. Vai. Vai. Spingi verso di me. Sta andando tutto secondo i piani. Ma quale forma di vita si è sviluppata? Tudor, no, ti fai male, una cosa per volta. Puliamo tutto questo per terra. Tra carte di Pokémon, carte di Magic, immondizia, palline da ping pong, carta sporca, disegni, ciabatte, ancora. Ma è la legge di ciò che finisce sotto al letto, dimenticato per sempre. Ce la possiamo fare? Vai! Spingi ancora. Molto comodo, questo va qui. Continuano a uscire scarpe da sotto il letto. Abbiamo rischiato di fare un grosso danno, di far cadere tutto quanto. Non è andata così. Arco 2! Ahia, raga. Piccolo Goku Super Saiyan di terzo livello in testa fa malissimo. È tipo un meteorite. Senti le spine. Urca. È un meteorite.
Cos'era quel croc? Nulla. Attento. Mettilo in base all'apertura della porta, eccolo là. Prova ad aprire la porta adesso. Vedi se si apre. Di preciso preciso. Bella lì. Capisci? Bella lì. Non abbiamo preso tutto misura, calcolato. Ho fatto tutto completamente a caso. Pensa a domattina quando mi sveglierò. Non mi renderò conto dove pensa sono. Pensa anche agli altri adesso che entrano in stanza tua. Ma erano un po' scioccati, dici, eh? Eh sì, perché è strana adesso la stanza. Sembra più grande, anche se in realtà non lo è. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. L'accesso alla mia terrazza adesso è un po' problematico per via del capo, perché è un po' corto. Questa è la nuova predisposizione della mia stanza. Ovviamente i pop non staranno lì, ma prenderò una mensola. Sotto al quadro dove c'era il letto adesso ci sono il comodino e il settimino. Il letto è da questa parte della parete. Queste cose qua verranno poi spostate nell'angolino laggiù, quando avrò delle mensole per sistemare tutte le scarpe. Quegli oggetti che principalmente sono tanti ricordi andranno risistemati da qualche parte. Essenzialmente, quando ora si entra nella stanza, si vede questo. È praticamente rivoluzionata da zero. Voglio davvero vedere la reazione dei miei amici quando la vedranno, ma soprattutto voglio vedere la vostra reazione in live questa sera alle 18 fino alle 23. Vi aspetto qua sul canale. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ho trovato finalmente il tempo e la voglia di fare questa cosa qua, che per me è molto importante. Vedrete tantissime novità in futuro. Voglio fare delle modifiche davvero fighe alla stanza. Un bel pollicione in su, commentate, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo video. Qua da sempre è tutto. Fermi raga, la parte più importante. Funziona il computer? Wow! Cable management fa un po' schifo, ma vabbè. Let's do this! Mm-hmm.